Ti è mai capitato di fare spallucce? In questo video ti farò degli esempi per farti vedere quanto è disfunzionale fare le spallucce e sia dal punto di vista di perdita di lunghezza sia dal punto di vista del fuori postura. Così capirai come questo atteggiamento potrà limitare non solo i tuoi movimenti, ma consumerà moltissima energia. La mobilità delle spalle è importante, ma bisogna comprendere come farle lavorare. Il rilassamento della spalla, quindi l'innalzamento della spalla, è valido, va bene nel momento in cui uno deve allungare il braccio verso la presa che deve andare a prendere. Però quest'altra spalla in realtà si deve abbassare, questo è. Se no questo tende ad abbassare tutte e due. Quindi questo è ampiezza, questo produce più ampiezza. Non è solo un problema poi di ampiezza e di lunghezza, ma anche il fatto che andando la spalla fuori postura, mandi fuori postura anche la schiena, di questo, a prescindere dalla testa. Okay, anche se la testa la teniamo indietro, ma andiamo avanti la spalla, vedete, che fa un minimo di curva. Guardando l'esempio di prima, in grande, 1-2, chiudo qui, mi allungo, vedete la curva? Ecco, parte il piede. Come faccio la curva? Parte il piede. Attenzione, parte il piede del bilanciamento, oltretutto. Con un piede piccolo, lo faccio vedere. Ok, ma niente, invece questo, hop, quindi testa ma anche spalla, boom, che entra, quindi boom, questo, boom, quindi il lavoro della spalla, della presa che deve tenere è verso il basso, tirata a basso, così, boom, il lavoro è posteriore, il pettorale lavora in eccentrico, non in concentrico, concentrico è questo, invece eccentrico lavora in apertura. Uguale per l'incrocio, se io chiudo non passo, se io apro passo, vado molto più lontano, chiudo, arrivo malapena a questa, se io apro l'ampiezza cambia tanto. Se hai domande non esitare a scriverle qua sotto al video nei commenti. E per rimanere aggiornato sui prossimi contenuti, iscriviti al canale e schiaccia il tasto campanellina. Alla prossima!